Nella diplomazia ai tempi di Trump, un tweet rischia di alterare i rapporti tra Stati Uniti e Regno Unito. Il capo della Casa Bianca ha rilanciato dei video anti-islamici dell'ultradestra britannica e di fronte alle rimostranze di Downing Street invita Theresa May a tenere a bada l'Islam radicale. La premier in difficoltà invita a pensare nell'interesse di entrambi i paesi. Il fatto che lavoriamo insieme non significa che abbiamo paura di dire quello che pensiamo se riteniamo che gli Stati Uniti abbiano sbagliato e di essere molto chiari con loro. E ribadisco che il retweet da Britain First è stato un errore. Il ministro conservatore britannico agli enti locali, Sajid Javid, figlio di immigrati musulmani, denuncia l'appoggio a visioni e infarcite d'odio razzista da parte di Trump. La risposta più tagliente arriva da Brendan Cox, vedovo della deputata laburista Jo Cox, assassinata da un estremista di destra, che ricorda le sparatorie di massa, il tasso di omicidi negli Stati Uniti e l'incapacità di Trump di far passare le leggi al Congresso. La replica arriva anche dal membro del governo britannico più populista, il ministro degli esteri Boris Johnson. Mentre Downing Street cerca di placare l'incendio diplomatico e conferma la visita di Trump in Inghilterra, la special relationship è stata tradita, secondo il sindaco di Londra Sadiq Khan, per il quale la capitale non gradisce la visita del presidente statunitense.